Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento. Ecco, questo luogo, chissà quante volte Padre Pio qui sarà stato a passeggiare. Ci troviamo proprio dinanzi alla chiesa, ecco, questa parte interna del convento, accanto alla chiesa di San Pio da Pietrelcina. Chissà quante volte Padre Pio in questi vialetti, tra questi cipressi, avrà passeggiato, colloquiato con i suoi figli spirituali, chissà quante volte avrà dato buoni consigli e chissà quante volte avrà rimandato a casa qualche suo figlio spirituale, ecco, forse anche in malo modo, ma sappiamo un po' che questo suo atteggiamento, lo abbiamo ormai detto più volte, era un atteggiamento che richiamava l'attenzione dei penitenti e li invogliava poi a ritornare qui convertiti, con la voglia e con la sete di Dio. In tanti lo avete anche raccontato, come ad esempio ci racconta della dolcezza e della bellezza e del sorriso di Padre Pio Pierpaolo. Pierpaolo ci ha scritto un'email. Pierpaolo abita qui a San Giovanni Rotondo. All'email che vedete in sovrimpressione ci racconta quanto è accaduto alla mamma Marisa Beneventi, modenese, nata nel 34 a Castellaro, un piccolo paese dell'Appennino modenese. Si sposò col papà, nato a San Giovanni Rotondo nel 41. Mamma e papà avevano vissuto qui a San Giovanni Rotondo circa un anno dalla nascita del fratello nel 66, poi per emigrare al nord, e quindi dove il papà trovò il lavoro. In quel periodo della loro permanenza qui a San Giovanni Rotondo, mia mamma andava ogni mattina al santuario. Raccontava con entusiasmo di aver visto molte volte San Pio affacciarsi alla finestra della chiesa, salutare i tanti devoti. Con un po' di imbarazzo ci confidava che mai si confessò da Padre Pio perché aveva un grande timore. Pensava che Padre Pio fosse burbero perché lo aveva sentito dire a tanti. Poi però, visibilmente dispiaciuta, ci fece ben capire di essersi sbagliata. Ci raccontò infatti che un giorno si trovava nella vecchia chiesa, quindi nella chiesetta antica, e stava per cominciare la Santa Messa. Lei era seduta in un banco non tanto distante dal confessionale dove San Pio stava confessando i fedeli. Mentre lei era seduta, diede un'occhiata al confessionale, triste nel pensare di aver timore di Padre Pio. Ebbene, una fedele si alzò al termine della confessionale, si aprirono le tendine del confessionale, Padre Pio si affaccia leggermente all'esterno, ma restando in penombra, tra tutti i fedeli presenti, guardò mia mamma negli occhi fissandola e le sorrise. È difficile, scrive Pierpaolo, raccontarvi l'emozione di mia madre durante questo incontro. Ci raccontava che in quel momento aveva capito che Padre Pio non era affatto burbero, così come raccontavano tanti. Ci disse che San Pio le parlò al cuore. Sentì interiormente una grande felicità e tranquillità, capì che Padre Pio le volle far sapere che la amava e la perdonava. Disse che era come se lo avesse sempre conosciuto. Poi, poco dopo, la mamma si addormenta in chiesa. Fu svegliata da un frate, molto dopo, al termine della messa. Ci confidò, quasi piangendo, che era tutta sudata, come se fosse caduta nel mare, era bagnata, totalmente sudata. E in uno stato mai provato nella sua vita. Disse che il tempo passato dal momento dello sguardo di San Pio ad addormentarsi al risveglio erano passati per lei alcuni istanti, invece era passato molto tempo. Scrive Pierpaolo, concludendo questa sua bella email: devo ammettere che mia madre ci raccontò questo incontro con Padre Pio un paio di volte nella storia della sua vita. Non era molto propensa, sembrava essere quasi imbarazzata, o forse era una cosa talmente importante per lei che la teneva nella propria riservatezza proprio per rispetto a Padre Pio, la mamma di Pierpaolo, che è venuta a mancare nell'aprile del 2019. E ci mette in risalto, ecco, questo: il sorriso, la dolcezza, la bontà di questo nostro grande e amato santo.